Cari connazionali, è veramente con grande piacere che mi unisco all'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, al generale Stefano Conte, addetto militare negli Stati Uniti, ma anche qui in Messico, nella celebrazione di questo 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Italiane. Vorrei innanzitutto riferirmi alla collettività italiana in Messico, certamente non grande come quelle che abbiamo in altri paesi di questo continente, ma non meno operosa e attiva. Una comunità fatta non solo dai discendenti di italiani che arrivarono al porto di Veracruz alla fine del XIX secolo, ma anche di tanti connazionali di emigrazione più recente, arrivati in Messico per ragioni di lavoro o altre, e che hanno deciso di restare in questo bellissimo paese. Il 2020 lo ricorderemo come un annus horribilis a causa dell'epidemia del coronavirus. Credo che assuma un significato speciale quest'anno la celebrazione del 4 novembre. Qui a Città del Messico, come in tante altre ambasciate e consolati del mondo, siamo stati messi a dura prova nelle attività di assistenza agli italiani durante l'emergenza sanitaria. All'inizio, nei primi mesi, soprattutto per i rimpatri in Italia, poi con un'attività che continua ancora oggi, per l'opera di assistenza a tanti italiani che hanno subito, più duramente l'impatto economico dell'emergenza, sanitaria. Una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulle relazioni bilaterali, quantomeno per ragioni di calendario. Quando l'emergenza veniva dichiarata in Italia, era qui in visita la viceministra Sereni, preparando due importanti appuntamenti bilaterali, la commissione binazionale e una importante missione di sistema imprenditoriale. Sono appuntamenti solo rinviati, non cancellati, e d'altronde l'emergenza sanitaria ci ha anche dato la possibilità di testare l'amicizia e la collaborazione fra i due paesi, con tante occasioni di scambio e dialogo fra medici italiani e medici messicani e tante iniziative di solidarietà istituzionali e spontanee o da parte di tantissime imprese italiane che producono e lavorano qui in Messico. Io credo che va sottolineato che quest'anno l'opera messa in campo dalle forze armate italiane, sempre con grande professionalità ed efficienza, sia risultata veramente fondamentale per assicurare, tutte le attività che le istituzioni repubblicane, in Italia hanno messo in opera per ridurre le conseguenze della crisi. Termino con l'augurio che presto potremo metterci alle spalle questa brutta esperienza, potremo ritornare a condizioni di vita più normale e perché no, potremo anche far tesoro delle tante esperienze, delle tante riflessioni che abbiamo avuto modo di fare in questo periodo così difficile. Buon 4 novembre a tutti. Grazie.